Gorelli. Cesena che si difende tutto nella sua metà campo. Capanni per Gigli che scavalca Pierozzi, poi con il tacco subisce fallo. Grande giocata del capitano del Rimini che si è proposto in avanti, ha fatto vedere le sue qualità tecniche. Il fallo di Pierozzi, la punizione a favore del Rimini. Si parlano Langella e Lamesta, poi Langella lascia l'incarico a Lamesta, due uomini in barriera per Pisseri. Anzi, uno, Spendi va in area di rigore, rimane Berti, va alla Mesta, il cross direttamente in porta e Rimini passa al 25esimo con la punizione a sorpresa di La Mesta che si infila sul secondo palo. Una parabola che ha ingannato Pisseri. Il Rimini passa in vantaggio, sblocca il risultato con questa traiettoria stranissima che si va a infilare in porta. Terzo gol in campionato per La Mesta, sicuramente il più importante nel derby contro il Cesena che apre il punteggio. Il Cesena è sotto al 25esimo, al primo vero tiro in porta della partita. Il Rimini trova l'1-0. Probabilmente La Mesta voleva crossare in mezzo all'area di rigore. Il pallone ha preso una parabola che è stata fatale per Pisseri, che è rimasto un po' nella terra di nessuno, non è uscito e poi si è ritrovato il pallone in fondo alla rete. Adesso c'è il fallo di Capanni su Pierozzi, si scalda un po' la partita davanti alla panchina del Cesena. Adesso deve reagire. Corazza non riesce ad agganciare il pallone di Berti. E allora Colombo ha tutto il tempo per raccoglierlo da terra. Avevamo anticipato che La Mesta era sicuramente uno dei giocatori da tenere d'occhio, ha aperto le marcature, forse non in maniera troppo volontaria, ma comunque il Rimini conduce 1-0. Adesso Capanni prova a scappar via sulla sinistra, ha preso coraggio la squadra di Raimondi. Capanni all'indietro ancora per La Mesta che cerca di andare sul mancino chiuso al limite dell'area. Adesso Donnarumma, Berti, ancora Donnarumma, all'indietro per Silvestri. De Rose prova a prendere per mano il Cesena, il capitano che adesso riceve il pallone. Silvestri avanza, trova tra le linee Berti, poi Donnarumma dentro, il colpo di testa di Gigli. De Rose finta, tiene ancora il pallone De Rose, poi ancora va a sinistra da Donnarumma, il suo cross basso e arriva subito il pareggio del Cesena. È durato 3 minuti il vantaggio del Rimini, il Cesena che riprende il punteggio con Varone. Primo gol stagionale per il centrocampista del Cesena che si è fatto trovare pronto
sul cross basso di Donnarumma in mezzo all'area di rigore, col mancino batte Colombo. L'ha già ripresa il Cesena con Varone, la reazione immediata della squadra di Toscano. È partita che tutto a un tratto si è accesa, botte e risposta nel giro di pochi minuti tra Rimini e Cesena, punteggio che torna in parità. Tutto da rifare per la squadra di Raimondi, che ha perso le marcature su cross dalla sinistra di Donnarumma. Grande movimento di Varone in mezzo all'area di rigore. Adesso l'inerzia del match sembra cambiata a favore del Cesena. Ancora Donnarumma, scende sulla sinistra, altro cross dentro, Colombo con i pugni allontana, Varone di testa, non trova Berti. Adesso un po' in sofferenza a Rimini, Silvestri, De Rose, Berti, vertice dell'area, vada a Spendi, ancora Berti, c'è sulla sinistra, solito Donnarumma, stavolta crossa De Rose. Le proteste dei giocatori del Cesena che chiedono un tocco con la mano, l'arbitro fa continuare a giocare. Si è riacceso l'Oro Gel Stadium Dino Manuzzi. Dopo essere stato gelato dal gol di Lamesta, torna l'entusiasmo per il pareggio di Varone. Megelaitis, Lepri da una mano anche in avanti, cerca Morra, c'è Silvestri, ancora Lepri, l'anticipo secco di Donnarumma, poi Berti non riesce ad andare via, ottiene comunque la rimessa laterale e anche gli applausi dei suoi tifosi. Il più giovane in campo, Tommaso Berti, adesso viene lanciato Lamesta, in vantaggio però Prestia che si appoggia a Pisseri, Cioffi aiutato da Pierozzi, Cioffi va in avanti, colpo di testa di Gigli, poi De Rose raccoglie il pallone, Berti, la ripartenza del Cesena, c'è spazio, Berti vede, serve Donnarumma, se la porta sul mancino, prova a sfondare sulla sinistra, poi torna sul destro, il cross dentro, ancora una volta con i pugni Colombo a liberare l'area. Cioffi, Varone, ancora Cesena in proiezione offensiva, Cioffi prova ad andare via sulla destra, il suo cross viene deviato in calcio d'angolo da Capanni, e allora corner a favore dei padroni di casa. Stavolta non va Berti, ma si avvicina alla bandierina Donnarumma. Andrà col mancina a rientrare, va Donnarumma dentro, il colpo di testa sul primo palo di un giocatore del Rimini, il pallone che esce dall'area di rigore lo raccoglie Varone che poi sventaglia a destra, colpo di testa ancora dentro e Rimini riesce a spazzare, poi una serie di colpi di testa, Lamesta non riesce a tenere il possesso, ripreso subito dal Cesena, Varone
Cioffi per Pierozzi, rientra in mezzo al campo, di prima Varone in verticale per Spendi, bruciato sul tempo da Gorelli, due volte Gorelli in acrobazia, rimette il pallone nella metà campo del Cesena. De Rose, Berti all'indietro da Prestia, Silvestri ancora Prestia, viene incontro Varone, l'autore del pareggio. Spendi, ancora Varone, gioca con De Rose, Silvestri, Donnarumma a sinistra, viene incontro Berti con il tacco, lascia il pallone a Donnarumma che viene respinto. E allora ancora l'impostazione da dietro del Cesena, Varone, Cioffi, De Rose nel cerchio di centrocampo, prova a dare le geometrie giuste, Berti con il destro dal limite, cerca di farlo girare, la mira però è sbagliata, il pallone termina alto. Il tentativo di Berti che ha cercato la porta, aveva spazio per calciare, non ha trovato però lo specchio. Rimini che sembra aver accusato un po' il colpo del pareggio immediato del Cesena. Adesso Prestia si fa valere su Morra, grande giocata di Varone in mezzo al campo, De Rose cerca la verticale per Corazza e poi col mancino il Cesena ribalta il risultato al 36esimo, arriva al 2-1 per i padroni di casa, il mancino nell'angolino da parte di Tommaso Berti, completata la rimonta all'Oro Gel Stadium, proprio il classe 2004 a segnare il gol del 2-1.